Ugo Campagnaro dall'Inter, dalla Serie A al Pescara con grande entusiasmo però. Sì, con molto entusiasmo, soprattutto quello. Questa qua è una città bellissima, ho capito che c'è tanto entusiasmo in questo gruppo, se può far bene, allora questo è un progetto che mi piace. Ho parlato qualche giorno fa col mister e mi hanno spiegato bene tutto come funziona qua, come siamo messi. E niente, ho colto questa occasione al volo perché mi piace il progetto che c'è qua. Avevi avuto diverse richieste da formazioni del tuo paese, hai scelto Pescara. Sì, no, ma ancora io non volevo giocare in Argentina, volevo continuare in Italia. E qua Pescara era, mi piaceva tanto, avevo ancora una settimana per decidere perché ero svincolato. Però niente, quando ho avuto questa proposta l'ho colta subito. Cosa ti ha detto mister Oddo? No, ancora abbiamo parlato poco, solo che prima mi ha spiegato bene, mi ha detto che c'è un gruppo che ha voglia, soprattutto quello conta tantissimo e niente, adesso bisogna dimostrarlo durante il campionato. Arrivi in una piazza importante che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A, Pescara che vuole riprovarci quest'anno. Sì, è giusto così, quando vai vicino una volta è giusto che provi. Questa squadra può darsi che si sia anche rinforzata quest'anno, ci sono altre squadre che vorranno andare in Serie A, non possiamo dire noi che lo faremo perché è quasi un po' presuntuoso, però provarci è un obbligo. Qualche giorno fa, proprio nelle ultime ore di mercato, quando è uscita fuori questa voce dell'arrivo di Campagnaro a Pescara, qualcuno pensava ad uno scherzo. Cosa ci fa uno come Campagnaro in Serie B? No, ma questa è una grandissima piazza, io vengo qua a dare il mio contributo, speriamo tutti quanti di far bene, fare un bel gruppo, correre tanto e vincere le partite.